certamente momento non d'oro per la sanità in Campania. Ne parliamo in compagnia del presidente della quinta municipalità di Napoli, Vomero Arenella, il dottor Mario Corpeto, tra l'altro anche dirigente sanitario. Che momento viviamo? Ma innanzitutto noi scontiamo tutta la inadeguatezza politica, istituzionale di una regione che non ha pianificato e non ha migliorato ovviamente le condizioni della salute in generale nella nostra regione. I fatti drammatici attengono a fattori un po' più complessi, ma il dato politico che emerge è che ereditiamo 5 anni di governo, non governo della salute dei cittadini. Però parliamo nel dettaglio di numeri atroci. Nel giro di una settimana la piccola Rosa, sabato scorso morta, purtroppo deceduta all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stata dimessa, e ieri l'altra triste notizia, un bambino di 15 mesi, il piccolo Mario, costretto ad andare via da Napoli, ad andare a Milano per delle cure per lui necessarie. Io vorrei un po' però dividere le questioni, innanzitutto tranquillizzare anche i cittadini. Io penso che i nostri ospedali, che fanno salti mortali dalla mattina alla sera, sono degli ospedali sicuri, ci sono delle straordinarie professionalità che curano i cittadini, che curano i bambini. E noi dobbiamo saperlo dire ai cittadini, che negli ospedali vengono curati e ci sono delle garanzie. È un sistema della salute che è organizzato così come è organizzato, con il turnover bloccato, non si assume più, che crea una serie di problemi, però negli ospedali i bambini si curano. Poi ci sono i fatti specifici che attengono a una serie di complessità. La magistratura inquirente farà luce su questo tema. Per intanto colgo l'occasione anche per esprimere tutta la vicinanza ad una famiglia, alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo. Io lavoro da oltre 35 anni negli ospedali, e l'ospedale pediatrico in particolar modo, e so il lavoro che svolgono infermieri, tecnici, medici, l'abnegazione che mettono. Ho visto tanti bambini purtroppo venir meno nonostante le cure. Questo accade e purtroppo continuerà ad accadere. Noi ci auguriamo che accada sempre di meno, però è evidente che noi abbiamo bisogno di tranquillizzare i cittadini. D'altra parte, la risposta che si vede in questi giorni dell'ospedale Santo Bono, in cui le mamme chiedono di rimanere in ospedale perché spaventate, sono, come dire, elementi di garanzia che noi dobbiamo in qualche modo evidenziare. Ripeto, si accerteranno qualora ci fossero state delle responsabilità. C'è anche un elemento congiunturale però che gioca male: troppi casi, il caso di Catania, quello siciliano, poi il caso napoletano, in qualche modo diventa anche utilità, lasciatemi passare il termine, per la stampa di mettere tutto insieme. Ci sono delle differenze che secondo me vanno salvaguardate, come lo stesso problema del bambino Mario. Io ho conosciuto la nonna nei giorni scorsi, ho parlato a lungo, è una vicenda in sé, ma anche la famiglia dice che Mario è un bambino che è stato trattato non bene ma benissimo nelle cure dell'ospedale Santo Bono. Adesso bisogna capire perché si tende ad andare fuori dalla regione per le cure. Io vorrei vederci chiaro, vorrei capire negli ultimi 5 anni se la spesa sanitaria per i pazienti napoletani, campani, che hanno dovuto emigrare, è aumentato o diminuito. Su questi temi che io credo che bisogna far luce sulla sanità campana e sulla sanità napoletana. Dunque, da dirigente comunque ospedaliero, ma anche e soprattutto da presidente di una municipalità di cui fa parte l'ospedale Santo Bono, appunto, del Vomero, lei che domanda pone in questo momento al presidente attuale della Regione Campania, Stefano Caldoro, alla luce anche della triste realtà che un bambino di 15 mesi debba andare fuori dalla sua regione, magari con delle immense difficoltà anche economiche della famiglia, per potersi curare? Ma io a Caldoro dico, oltre a trovare delle risorse, del denaro, dopo la protesta della nonna, della zia per accompagnare il bambino a Milano e capire come mai non ci siano le condizioni, qualora non ci fossero, io invece sono convinto che ci sono le condizioni scientifiche, le condizioni sanitarie, le condizioni di eccellenza per poter curare Mario nella nostra regione. Quindi noi dobbiamo tranquillizzare, dobbiamo saper mettere in campo esattamente questi elementi, di tranquillizzare una famiglia
è di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, tutte le eccellenze, tutte le competenze che in questa regione ci sono e non favorire la migrazione. Io a Caldoro, o comunque chi gestisce la sanità, peraltro commissariata da fin troppo tempo della nostra regione, chiedo esattamente questo. Però sono convinto che bisogna cambiare passo, bisogna cambiare registro e su questo poi dobbiamo impegnarci tutti quanti.